La finitura a mezza cera consente di finire i nostri manufatti in maniera relativamente veloce ed economica. Vediamo qual è l'attrezzatura che ci serve e qual è la procedura da seguire. L'attrezzatura che ci serve è relativamente semplice e di facile reperibilità: della carta abrasiva da 600, una spugnetta abrasiva tipo 3M, della lana d'acciaio extra fine, del lino bianco, del cotone, dell'olio di lino cotto, della cera per mobili neutra e una soluzione di gomma lacca che vedremo dopo. Molto utili dei guanti in lattice. Dopo aver preparato il supporto con della carta vetro fino alla 400, applichiamo l'olio di lino cotto. Non ne applichiamo in quantità abbondanti, giusto quel tanto che serve per poter esaltare la venatura del legno. Questo fornirà una buona base per la nostra gomma lacca e renderà più agevole lo scorrimento del tampone. Dopo aver trattato la superficie con l'olio di lino cotto, passate la spugnetta abrasiva. Per la preparazione del tampone utilizzate della comune ovatta ed un quadrato ripiegato due volte di lino bianco da lato di circa 20 cm. Questo sarà il vostro tampone. Naturalmente il tampone sarà in funzione della grandezza del mobile da rifinire. La soluzione di gomma lacca va preparata la sera prima utilizzando della gomma lacca decerata in scaglie che va sciolta nella proporzione di 100 grammi di gomma lacca in 1 litro di alcol etilico al 96%. Quello per uso alimentare va benissimo. Dopo una notte intera di riposo, la vostra soluzione sarà sufficientemente limpida e pronta per l'utilizzo. Versate la gomma lacca nel tampone. Il tampone non va completamente spugnato e imbevuto. Con il tempo riuscirete a capire quanta è la soluzione di gomma lacca che serve per poter rendere il tampone funzionale. Aggiungetene poca alla volta. Finché non comincia a bagnare. Il tampone. Nella parte visibile. Per avere un'idea di quanto il tampone deve essere bagnato, poggiatelo sul dorso della mano, dovrete sentire umido ma non troppo bagnato. Cominciate da un'estremità del manufatto, entrando in velocità e dovrete continuare senza mai fermarvi, in questo modo, con un movimento continuo. Ripassando leggermente sulle zone già trattate. Uscite dal pezzo in velocità. La comodità della finitura a gomma lacca in questo modo è che non dovrete aspettare in maniera eccessiva tra una mano e l'altra. Il numero delle mani è in funzione del tipo di protezione che vorrete dare al mobile. Maggiore il numero delle mani, maggiore sarà la protezione. Poiché la soluzione a base di alcol tende ad evaporare in maniera rapida, ad asciugare rapidamente, una volta ultimata la prima mano potrete riprendere subito con le mani successive.
È importante che la temperatura del laboratorio non sia inferiore ai 18 gradi. Nel caso sia inferiore a 18 gradi, utilizzate una stufa per poter riscaldare il laboratorio. Ripetete la stesura della gomma lacca fino a raggiungere il livello di protezione che volete. Direi che 5-6 mani di gomma lacca date in successione una dopo l'altra sono sufficienti. Ultimato il lavoro con il vostro tampone, lo potrete conservare in un normale barattolino e la prossima volta sarà già pronto per l'uso. Dopo pochi minuti dall'ultima mano di gomma lacca, passate una mano leggera di carta abrasiva 600. La superficie risulterà particolarmente liscia. Potete ora passare ad applicare la cera. Utilizzate della cera per mobili di tipo neutro e della lana d'acciaio ultrafine 0000. Prendete un po' di cera. Applicatela con movimenti circolari su tutta la superficie. Subito dopo, con un panno pulito, rimuovete l'eccesso di cera. Il vostro manufatto è ultimato. La finitura è ultimata e il vostro manufatto ha un aspetto caldo con la venatura in particolare rilievo.